Bentornate! Ciao ragazze, bentornate sul canale dopo un'assenza di vari periodi, quindi varie settimane, forse quasi 2 mesi. Sono tornata, vi avevo promesso che sarei tornata a fare video su YouTube e quindi eccoci qua. Torno con un Get Ready With Me dove vi ho fatto vedere un po' dello shopping che ho fatto ieri da MAC. Se mi seguite su Instagram nelle stories avete visto che sono andata a Pescara a trovare Clizia. Ero a Pescara per fare anche delle altre cose. Sono passata anche a trovare ovviamente Clizia, perché non puoi andare in un posto dove c'è una tua amica e non andare a salutarla, no. E quindi sono stata da MAC e ho fatto shopping. Altre cose invece che vedete nel video sono cose che sto usando, che non ho avuto modo di farvi vedere prima, che sto usando appunto da un paio di mesi, che sono cose recenti, altre sono cose nuovissime che ho ricevuto e che sto testando. E quindi vi lascio al Get Ready With Me di questa faccia. La prima cosa, prima assolutamente del primer che tengo sempre nella mia pochettona, è il burro cacao. E io per tutta l'estate ho usato questo qui di Jouer, infatti lo sto quasi finendo, che è il classico Baume Lèvres Nourrissant, quindi il balsamo labbra nutriente, che avevo iniziato ad usare in inverno, ma non lo trovavo abbastanza nutriente. Per l'estate invece è perfetto, anche perché le mie labbra non si seccano così tanto come d'inverno. Passando al primer, io ho due primer qui. Stavo per averne solo uno. Il primo è il mio classico, questa è la seconda bottiglia che compro di Smashbox, ed è Photo Finish Primerizer, quindi il primer che va con l'acido ialuronico all'interno, quindi il primer idratante. Il secondo invece che ho comprato in mini taglia da Sephora è il famosissimo Unicorn Essence, che è questo olietto rosa, un po' sì, unicorno perché è un po' psichedelico, ha all'interno un po' di tipo microglitterini che va appunto a illuminare bene. Io sinceramente preferisco sempre questo, quindi oggi vado a usare questo qua. Due pushate e io lo applico su tutto il viso. L'ho usato, quello di Farsali, però lo preferisco forse più in estate perché lascia un po' di iridescenza, di perlescenza sul viso, cioè un po' troppo glow adesso. Lo sapete che per la base ho usato lo Skin Feels Good di Lancôme, che mi è piaciuto tantissimo. È un colore 0,25 warm beige, però comunque per adesso che sono ancora un po' abbronzata è troppo chiaro, quindi dovrei miscelarlo. E vado invece ad utilizzare il nuovo cushion di Clarins. Questo è l'Everlasting Cushion SPF 50, la mia colorazione è la 112, classico cushion così, vedete, spugnettina che io non uso e prodotto all'interno. Io uso la Beauty Blender, poccio proprio, c'è il verbo pucciare, e vado, puccio meglio, ecco, e vado ad applicarlo. È il colore perfetto, mi va a dare uniformità e una leggera coprenza, però è del colore giusto. Come correttore, fino a ieri stavo usando il NARS Radiant Creamy Concealer che ho finito, fino all'altro ieri che ho finito, quindi lo vedrete nel video dei prodotti finiti, e ho comprato un nuovo correttore da MAC e ho deciso di tornare a un mio vecchio amore, lo Studio Finish Concealer, che è quel correttore nel pottino singolo, quindi cremoso, che in realtà la maggior parte delle persone non ama come correttore per il contorno occhi perché è molto secco. Io mi sono sempre trovata bene e quindi ho deciso di prendere la palettina con due colori, composta dall'NW25 e l'NC30. L'NW25 è il mio colore, quindi con una base un po' più pescata, e l'NC30, scusate, è arrivata Brigitte che mi guarda, l'NC30 è un po' giallino. Io vado a mixarli e vado poi a picchiettarli nella zona del contorno occhi, qui, dove mi si concentrano più occhiaie.
Ok, fisso tutto con una cipria, questa è quella di Kat Von D, la Translucent Setting Powder, polvere libera. Adesso, sperando di non far evaporare tutto, perfetto. Un pennellone grande da cipria, questi sono quelli di Do Color, che ho usato, che continuo a usare, perché alla fine mi trovo molto molto bene con questi pennelli qui. Ecco, ho preso un botto. Vado giusto ad applicarla nelle zone in cui so che il fondotinta va via subito. Mentre per il contorno occhi riprendo la mia Beauty Blender. Uso il tappo per spargere bene. E l'ho fisso così. Ecco qua. Come vedete, questa è la base fatta. Adesso mi mancano le sopracciglia. E a proposito di sopracciglia, ho comprato una matita nuova. Questa è l'Eyebrow Styler, quindi è la matita sopracciglia sempre di MAC, Micromina, che finalmente hanno capito di dover rifatto il packaging, perché prima non aveva la spazzolina. Finalmente ci sono arrivati. E la mia colorazione è la Spiked. Quindi, questo qua lo farò velocizzato, perché tanto come faccio le sopracciglia l'abbiamo visto nel corso dei secoli qui. Anche se non so se mi ho mai fatto un video specifico solo su come faccio disegno le sopracciglia, però vedete velocizzato. Ok, a questo punto ho finito. Non so perché me ne vedo. Non so se mi piace tanto questo colore, sapete? Era quello che mi si avvicinava di più, però non sono convinta. Mi vedo un po' troppo scura. Vabbè, poi vediamo nell'insieme. Non sono convinta. Qualcosa che non mi quadra. Vabbè, poi vediamo. Per andare a pulire, ok, uso un correttore. Questo è un correttore a matita, ma potete usare qualsiasi tipo di correttore. Io alterno questo correttore a matita di MAC all'Estée Lauder, questo illuminante fatto con a penna, insomma, questo è un passaggio opzionale, però io vado sempre a ripulire la zona sotto le sopracciglia, in modo che crea un effetto illusorio di lifting, quindi alza molto lo sguardo. E adesso vado ad applicare il blush. Basta terra, basta, io torno ad usare solo il blush. Voi lo sapete, ormai un anno e mezzo che uso questo? Si chiama, è un Mineralize Blush di MAC. Io amo i Mineralize Blush. Sono super pigmentati, restano tutto il giorno. Io sono sicura che lo applico la mattina, torno la sera, mi strucco e strucco ancora il blush. E poi hanno dei colori pazzeschi. Prima di questo c'era Warm Soul, il mio preferito. Adesso c'è Lovejoy e da oggi ne ho preso un altro. E ho voluto provare questo che si chiama Humor Me, perché è un po' più naturale.
Non è rosato, è sempre neutro, però mi sembrava un po' più naturale e quindi andiamo con questo. Prendo un pennello apposta perché quell'altro è il mio preferito, però è pieno di Lovejoy. Non male. Che mi piace, lo trovo devo dirvi la verità, mi piace, secondo me sarà perfetto per quando diventerò del mio colore normale chiaro post estate. In realtà tutta l'estate è andata così, quindi non ho applicato il mascara, ma generalmente tutte le mattine non lo applico, ma oggi lo applichiamo. E faccio anche il trucco occhi che avevo nelle ultime stories che vi era piaciuto, l'ho realizzato con questa, che è la palettina Coral Obsession di Huda Beauty. Sono le mini palette da 9 colori, 9 cialdine piccoline, hanno anche un mini prezzo rispetto alla palette classica, secondo me è un prezzo esagerato per... Cioè, boh. A meno che, ecco, voi non siate delle amanti del trucco occhi sempre, tutti i giorni, per me è un prezzo esagerato perché tanto non la userei. Infatti sono andata a comprarmene, questa è la seconda o la terza che ho di Huda Beauty piccole, non mi ricordo. E mi piacciono, le polveri sono bellissime, sono compatte, sono perfette anche da portare in viaggio. E questa ha dei colori molto belli, anche se io alla fine uso solo questi centrali, questa riga centrale di 3 colori. E proprio così, e anche oggi, prendo questo colore qui, che vado ad usare come base su tutto l'occhio. Non sto applicando il primer perché... Dopo vi dico perché. Perché uso un altro prodotto che mi tiene bene tutto. Ok, quindi io lo applico questo qui. Ovviamente sapete sempre cose molto semplici. Su di me io non amo il trucco costruito. Troppo classico, insomma, il make-up occhi classico. Non mi ci vedo tutti i giorni. Ok, poi con un pennello da sfumatura, in questo caso prendo questo che è abbastanza super sfumoso, vado a prendere quest'altro colore qui, questo, e lo applico nella piega, molto sommariamente, senza troppa precisione. Giusto per andare a creare una base per il prodotto che vado ad applicare adesso, che è un ombretto in crema, sempre di MAC. È un paint pot, vi ricordate quando andavano tantissimo i paint pot tipo 6-7 anni fa su YouTube? Si vedeva solo MAC e si vedevano i paint pot, Painterly, Soft Ochre, che erano quei colori base da usare come primer occhi, cioè se non avevi quello non potevi fare il trucco occhi. Io ho preso un colore, i paint pot sono gli ombretti in crema, e ho preso Indian Wood, che mi ricorda tantissimo un ombretto di MAC che ho finito secoli fa, che si chiamava Wood Winked, che è una sorta di questo bronzo dorato molto carino, e infatti questo lo vado a prendere col dito e lo applico qui. Due terzi di palpebra mobile, scusate. Questo effetto bagnato e quest'oro antico, molto bello, meno estivo rispetto all'oro classico, molto bello, che mi piace. E
E poi, anche se lo volete usare come base, sono delle basi perfette, cioè reggono tutto il giorno bene il lavetto. Non sono soddisfatta di una cosa, però prendo questo, ma poco poco lo mixo così, faccio un mix di questi tre colori, vado un attimo nell'angolo esterno, mi manca un po' di dimensione, ecco. Ok, matita marrone, eccola qua, Teddy, che è un marrone non opaco, è un marrone luminoso, è un alcohol e quindi io la vado ad applicare proprio sia all'interno della rima inferiore che superiore. Mascara, piego le ciglia col mio piegaciglia. E in uso quest'estate avevo tre mascara. Sono due abbastanza economici, entrambi di Maybelline in fatalità. Uno è il Ciglia Sensazionali, l'altro è il Totem Temptation, che mi sono piaciuti, devo dire la verità, entrambi. Forse ho amato di più all'inizio, quando era aperto, il Totem Temptation. Adesso che sta finendo, il Ciglia Sensazionali, quindi vabbè. E un mascara invece un po' più da profumeria è questo qui di Yves Saint Laurent ed è il nuovo, il The Curler, che ha questo applicatore in elastomero, quindi quella sorta di silicone, non è setola, curvo, perfetto per andare a incurvare le ciglia. Quindi adesso vado a usare, vi faccio vedere com'è. È bello nero, molto molto nero. Adesso questo è impossibile con questo mascara non sporcarsi la palpebra, impossibile, io non ce l'ho mai fatta, però è bello, è proprio bello. Più si secca, più la pasta, la crema del mascara diventa difficile da applicare, ma più è bella, cioè è un controsenso di mascara. Ecco qua. Io ho fatto una sola mascara, oh sì, una sola mascara. Ho fatto una sola passata, neanche mi sono applicata più di tanto. Questo è il risultato e queste sono le ciglia senza. Come vedete, si vede, no? La differenza. Come avete visto, questo mascara fa delle ciglia bellissime, bellissime, e l'effetto secondo me è ancora più bello quando non trucco gli occhi, quindi quando ho la palpebra completamente libera, liscia, senza nulla. Mascara stupendo. Riprendo il mio correttore, questo, perché vado a pulire eventuali fallout. Questo è un correttore illuminante, tanto dobbiamo ancora applicare l'illuminante e andiamo, corriamo, corriamo prima che si fissi tutto. Come illuminanti ho due opzioni, una e due. La prima è l'uscita estiva di Nabla, bellissimo il packaging, ma si insozza in una maniera favolosa,
Questa è Sauvage, che è un bellissimo colore illuminante che mi piaceva tantissimo, ma poi ho scoperto questo, quindi ha preso il posto di qualsiasi illuminante, persino del The Balm Mary Luminizer, che sapete che è il mio preferito in assoluto. Questo l'ha superato ed è Becca Opal. La mia è la mini taglia che vendono appunto da Sephora. Io svaligio ogni volta il reparto delle mini size, perché secondo me per provare tutto, a parte che minima non la finirò, penso, quindi preferisco la mini alla full size, però per provare qualsiasi cosa il fatto che ci siano le mini taglie è perfetto. Prendo il mio pennello, no ma guardate, no vabbè, ha questo effetto bagnato, stupendo questo prodotto, cioè io lo applicherei per ore. E non ho calcato la mano, eh? E non ho calcato la mano. Pensate un po'. Basta, ho finito. Cioè, non faccio nient'altro, passo al rossetto. Ho tanti rossetti che mi sono piaciuti quest'estate, devo dire la verità. Ne ho proprio tanti. Ma mi sono arrivati questi qui l'altro giorno. E sono i nuovi di Max Factor. Sono i Lipfinity Velvet Matte. 4 colori, aspettate che me li metto in ordine, ok, quindi 2 tonalità più rosate e 2 e due più calde, un corallo e un rosso. Nelle stories qualche giorno fa, rispetto a quando vedrete il video, in realtà ieri, qualche giorno fa avevo il rosso che è bellissimo. Applichiamo il rosso. Sono molto, questo è il numero 025 Red Luxury, e sono molto sottili come, come texture, si applica senza mettere la matita, la durata, allora seccano un pochino, seccano un po', la durata non è altissima rispetto, cioè io come paragone di durata ho quelli di Sephora, i Lip Cream, Cream Stain Lip Cream, quelli. Quelli hanno una durata pazzesca. Questo ha una buona durata, ma non altissima. Il colore è... Oh. Questo è il risultato, vedete, una passata applicata abbastanza velocemente, giusto per non andare a caricare troppo ed è già lì. Poi lo mettete in borsa, ve lo riapplicate come faccio io. Questo è il 25, io li ho provati tutti e hanno tutti la stessa durata, cioè non c'è un colore che differisce da un altro per qualcosa, durano tutti mediamente e sono tutti facili da applicare. Ecco qua, quindi questo è il trucco che ho fatto praticamente sempre, tranne appunto variazioni tipo non truccare gli occhi. Questi sono i prodotti che sto usando, che ho acquistato, che mi sono piaciuti. Ovviamente non vi ho potuto far vedere tutti i preferiti in questo video, perché altrimenti non era più un Get Ready With Me, era un prodotti preferiti che tanto vi registro. Al prossimo video, ciao!